In questo caso, per il PC, Pasolini è il compagno che sbaglia e quindi deve essere punito politicamente. E in veramente pochissimi giorni, dal momento, della pubblicizzazione dell'episodio, arriva, appunto questa decisione, così, repentina, no? Poi, successivamente tutti cercano, di attribuire la responsabilità ad altri, no? E l'altro appunto aspetto che secondo me rivela, così da un certo punto di vista, la difficoltà, del PC successivo, anche e soprattutto dopo la morte di Pasolini, in cui le cose ovviamente cambiano, no? Diventa, appunto il personaggio forse più, da celebrare rispetto alle demonizzazioni precedenti. Questo atto, appunto, che ripeto, era assolutamente normale, e tenete conto che il PC registrava tutto nei minimi particolari, le sezioni, le federazioni erano, tenute, e era un obbligo a redigere verbali su qualsiasi cosa succedeva dentro il partito, e poi tutto doveva essere mandato a Roma, e da Roma veniva anche mandato a Mosca. L'archivio del PC, italiano, quindi, che era stato, appunto, versato a Mosca, è ritornato indietro e adesso è in deposito, all'Istituto Gramsci, appunto, che io frequento normalmente, e anche questo è ricchissimo, di materiali e di documenti interessanti. Cosa succede? Che tutti i verbali, di quel momento della sezione, della federazione, locale, regionale e addirittura, provinciale e anche regionale, quei documenti sono stati fatti sparire. Ci sono proprio i buchi relativi a quei mesi, ed è questo un chiaro segnale che, appunto, quel caso dopo, è diventato un problema. Nessuno, io ho sentito, ho intervistato appunto addirittura Macaluso, che è un depositario della memoria ancora molto lucido. Nessuno si vuole attribuire questa responsabilità. Roma, i dirigenti romani sostengono di non essere stati informati, cosa assolutamente impossibile, e quindi danno la responsabilità ai locali. I locali si, rimpallano ovviamente gli uni con gli altri, e nessuno è in grado, appunto, di assumersene la responsabilità. E questo mi sembra particolarmente interessante, ma anche molto triste da un certo punto di vista. Sì, io poi tra l'altro ci sono tra le varie chicche di questo libro, c'è un passaggio che mi ha davvero impressionato, nel senso della durezza del giudizio, proprio di quello che dicevi tu, un giudizio di Togliatti su Gide. Sì. È una cosa, scusate, mi permetto di leggerlo Sì, perché. perché. E dice, praticamente cosa succede? Che André Gide, grande scrittore francese, fa 80 anni e Vincenzo Cardarelli, che era direttore della Fiera Letteraria, Sì, forse un po' provocatoriamente, chiede a diversi intellettuali, ma soprattutto anche a Togliatti, intellettuali, uomini politici, chiede provocatoriamente a Togliatti se vuole dare una testimonianza per André Gide. Cito questo passo a conferma di quello che diceva prima Danna Tonelli per capire quanto fosse, io userei tranquillamente la parola bacchettona, perché in verità il Partito Comunista, peggio ancora, voleva in qualche modo far capire ai suoi elettori che magari a quelli un po' che si sarebbero sentiti un po' smarriti nella struttura di un Partito Comunista, che comunque loro avevano la stessa solidità morale della Democrazia Cristiana, che si presentava appunto come partito dalle antiche radici etiche, morali che poteva garantire. Quindi, cioè, no, noi abbiamo una moralità persino più alta, quindi, no? Sì, anche perché i democristiani,
intanto ho la voce potente. I democristiani avevano una prerogativa in più rispetto al Partito Comunista, cioè la confessione, la religione, quindi i peccati potevano essere spiati attraverso la confessione. Il Partito Comunista non poteva farlo così ufficialmente, anche se la componente cattolica dentro il PC è comunque presente, non dimentichiamocelo mai. E appunto una delle ragioni per le quali mi riaggancio a quello che dicevi tu un attimo fa è il fatto che il PC nel dopoguerra si candida a essere il riferimento anche morale appunto della popolazione, e quindi con un collante, un cemento così forte come quello del cattolicesimo non si poteva farne a meno, e quindi presentare il partito come il partito rivoluzionario che guarda Mosca eccetera eccetera, per un paese con quelle tradizioni come quelle italiane era impossibile da poter gestire, e quindi il moralismo del PC è anche legato a questo fattore, ce ne sono Come dire, essere più realisti del re. Allora dicevo, però è interessante questa citazione, non è per niente gratuita, perché quando nella deposizione scritta che Pasolini ha lasciato ai carabinieri subito dopo la sua notifica delle indagini, lui dice: ma sì, mi sono appartato perché volevo parlare di Gide. È una cosa un po' strana, può darsi, perché influenzato. E dunque allora, quindi Gide è nelle letture del giovane Pasolini, e a un certo punto nel 49, quindi il 49 fa 80 anni Gide, e Cardarelli invita Togliatti lascia questa testimonianza brevissima, fulminante, che fa capire davvero un mondo. Non mi occupo di letteratura. André Gide poi è oggi più che altro un classico dell'anticomunismo. Un mio giudizio su di lui, qualunque fosse, verrebbe tacciato di parzialità. Ho visto però di recente il carteggio con Paul Claudel. Paul Claudel è uno scrittore francese, però di orientamento chiaramente cattolico. Paul Claudel, relativo a quella deviazione, una deviazione, André Gide era omosessuale, quella deviazione, diciamo così, per cui soprattutto il Gide è noto nel mondo intero. Vedete, mi son detto, se quando costui, cioè Gide, ha visitato la Russia, gli avessero messo accanto un energico e poco schizzinoso bestione che gli avesse dato le metafisiche soddisfazioni che gli cerca, quanto bene avrebbe detto al ritorno di quel paese. Perché lui va in Russia, scrive una relazione in cui demolisce, praticamente siamo ancora con Stalin, demolisce l'Unione Sovietica. Gli è che laggiù di quei bestioni non ce ne sono più, io metterei tra l'altro, certo, perché sono tutti nei gulag. Ecco, ma che brutta abitudine questa che abbiamo appreso da Benedetto Croce di voler per forza scoprire la radice pratica dell'errore. Ora, questo attacco a Benedetto Croce mi risulta ancora più gratuito. Comunque, insomma, e questo era il giudizio di Togliatti, che ovviamente faceva scuola. Ecco, io ho visto, come diciamo, due questioni che sono ovviamente incardinate in questo libro, che tu ovviamente accenni brevissimamente, perché altrimenti davvero portano ad altri libri. Una è la questione del biopotere, della biopolitica, cioè la politica che pretende di governare non soltanto le nostre coscienze, ma addirittura il nostro corpo. E questo è prima a indagare, diciamo, la questione del biopotere e della biopolitica, Michel Foucault, un altro intellettuale di sinistra, omosessuale, e anche lui un personaggio, come forse molti di voi sapranno, che ha avuto dei problemi, insomma, ecco, con l'ortodossia comunista, eccetera, eccetera. Lui parla della biopolitica, del modo in cui il potere entra, no, a governare la nostra sfera privata e pretende di dare, di stilare la normalità. La seconda questione è invece più, diciamo, anche questa, però questa è di natura più squisitamente letteraria che sociologica, è il primo evidente svelamento di quello che è il Partito Comunista all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, è la famosa polemica tra Togliatti e Vittorini, che è davvero estremamente istruttiva. Bisognerebbe ogni volta studiarla all'università, nelle scuole, per capire che cos'è il potere politico. È paradossale come Togliatti pretenda che, riassumo in brevissimo, in poche parole, pretenda che gli intellettuali che si schierano per il Partito Comunista diventino degli intellettuali organici, cioè quegli intellettuali che Gramsci deprecava. Cioè, è incredibile. Cioè, invece Vittorini...